Oggi arriviamo alla Z. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ultimo appuntamento non con il corso, ma con l'alfabeto in corsivo. Quindi le ultime tre lettere. X, Y, Z, la Z di Zorro. Bene, bene, bene. Vedrete che queste tre letterine sono abbastanza impegnative. Quindi molta attenzione, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci all'ultima lezione per quanto concerne l'alfabeto. Non è l'ultima lezione del corso di scrittura, perché adesso poi dovremo legare le lettere tra di loro, imparare a scrivere le parole, magari qualche abbellimento, quindi, e anche altri alfabeti, altri tipi di caratteri. Quindi X, Y, Z. Ci siamo conservati proprio forti sul finale. Sono tre letterine che nella maiuscola sono abbastanza difficili. Per la X minuscola nessun problema, si sale sottili, si scende grossi, si risale sottili e poi l'altra stanghetta è tutta sottile. X. Per la X maiuscola invece si fa così, si comincia da un ghirigoro. Allora, sono stata zitta, sennò mi scassariavo pure io mentre la facevo. E allora, si comincia da un ghirigoro grosso, 1, si sale sottili, 2, si scende qui, lungo questo, grossi, 3, si risale sottili, 4, questo è il 4 che continua, si riscende grossi, 5, questo è il 5 che continua, si finisce col 6 più piccolo. Ok? Adesso vi faccio rivedere il gesto al rallentatore. Mentre questa è molto semplice, 1, 2, 3, no, 3, 4, quindi 1 sottile, 2 grosso, 3 sottile, 4 sottile. Andiamo di Y, la minuscola che se volete fare scritte inglesi serve come il pane. Una inizio di U normale, quindi saliamo sottili, scendiamo grossi, poi concludiamo sottili e scendiamo grossi, rigiriamo sottili e torniamo indietro. Y invece maiuscola, questa si poggia sempre sul rigo, quindi si poggia sempre qui, ma parte più alta. Parte da un ghirigoro, Y. Insomma, non ci sono grandi variazioni, è solo una questione di dimensioni. Quindi sono gli stessi, 1, 2 grosso, si sale sottile, io ve lo metto anche il 3 sottile, 3S, 4 grosso e 5 sottile. Qui saliamo sottile direttamente, 1, 2, facciamo così, 3 e 4. Allenatevi! Z minuscola.
Ok? Oppure Z minuscola, quella che poi io preferisco. Oppure Z minuscola. Perché anche questa, anzi questa, più che anche questa, questa è la Z minuscola. Tra le tre io preferisco, devo essere sincera, nella scrittura questa, ma anche questa è molto molto bella. Come maiuscola vi suggerisco la classica Z di Zorro. Facciamo che questo è il rigo di scrittura, quindi come Z maiuscola, sì, io vi suggerisco solo la Z di Zorro. È l'unica che mi piace. Bene, anche qui vediamo i passaggi. Questa non mi piace, troppo elementare. Con un 1 ondeggiante, un 2 discendente e un 3 ondeggiante e poi il 4 e il 5. Questa è anche molto bella e anche qui si sale, si scende col 2 e si risale, col 3 si scende grossi e col 4 si fa la curva che scende con un 5 grosso per poi risalire col 6. Si sale con 1, si continua più grossi con 2, si scende con 3, si gira con 4 e poi col 5. L'archetto poi si fa col 6. Bene, siamo arrivati alla Z. Dalla A alla Z abbiamo visto tutte le nostre consonanti e le nostre vocali. Adesso impareremo alla prossima lezione a legarle tra loro con parole piuttosto semplici. Poi starà a voi mano a mano intensificare il lavoro. Poi cominceremo un altro alfabeto, un alfabeto a stampatello molto moderno che servirà per fare delle scritte, dei bigliettini, insomma cose che possono servirci anche su Arte per Te. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao da Zorro! Avete visto? Guardate che la X è facile se la fate veloce, ma se vi perdete nei meandri degli rigori ne rimarrete ingarbugliati. Quindi andate a passo spedito, guardate il rallenti di come ho fatto io, ma poi voi andate veloci nella stesura. Tanto proverete finché non ci riuscirete, non sarà affatto difficile. La Z è anche difficilotta, però viene ragazzi, viene, basta un po' di esercizio, insomma, non scoraggiatevi mai e per qualunque interrogativo eccomi qua a risolvere tutti i vostri dubbi, sempre che io ne sia capace. E allora, se volete farmi vedere naturalmente i vostri progressi e i vostri risultati, postateli sulla pagina Facebook di Arte per Te, il link lo trovate qua sotto. Qua sotto trovate anche il link dell'articolo che ho postato sul mio blog, nell'articolo appunto Brush Lettering, l'alfabeto in colore, dove ho postato lettera per lettera tutto l'alfabeto, in modo da darvi un riassunto visivo di tutto il corso all'interno di un unico articolo, in modo che voi scorrendo possiate trovare tutte le lettere ed esercitarvi con facilità senza dover aprire ogni volta tutti i video e vedere il gesto. Poi naturalmente sotto ogni lettera io ho legato il video, perché se volete vedere la fluidità del gesto lì la trovate. E allora esercitatevi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto applicandovi un bel pollice in su e condividendolo sulle vostre pagine Facebook, grazie a chi vorrà farlo.
Basta, che dire, se questo corso vi è piaciuto non vi preoccupate perché non è finito, continuerà. La prossima volta vedrete, parleremo anche di tante tante altre cose, come unire tra di loro le lettere, vedremo tanti altri alfabeti, vedremo come ornare gli alfabeti, ancora c'è un mondo da dire su questo argomento. Quindi rimanete su Arte per Te e non perdetevi neanche un futuro video. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori e Una Cappa, se vorrete mi farà piacere avervi anche lì, ma naturalmente mi farà piacerissimo avervi qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, ci vediamo la prossima volta! Buonasera a tutti, eccoci pronti all'estrazione del pop sign offerto dal sito Perline da Stirare. Allora, ho visto già tutti i commenti, ecco qua il video, vediamo di vedere insieme quanti sono i commenti. I commenti sono 345, estrarrò dal più recente al meno recente e estrarrò con random.org. Il premio vi verrà mandato direttamente dal sito Perline da Stirare, a cui comunicherò l'indirizzo del vincitore. Abbiamo detto che i commenti sono 345 e allora uno di 345, vediamo chi è. 3, 4, 5, incrociate le dita ragazzi, sta per arrivare il vincitore, è il numero 188, vado a vedere chi è e ve lo comunico subito. E il vincitore è Carmine04, partecipo, incrocio le dita e continua sempre così. Grazie Carmine, hai vinto tu, complimenti, mandami il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te con oggetto ho vinto io e così vedrò subito il tuo commento. Grazie a tutti per aver partecipato, non perdete le speranze perché presto torneremo con nuovi giveaway. Intanto Carmine, goditi il tuo premio, mandami il tuo indirizzo e presto Perline da Stirare ti invierà il kit con il Fai Salvadanaio di Popsa. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un grande bacio, ciao!